andiamo a Cagliari, il consiglio regionale assediato dagli allevatori. Ancora una volta i pastori sardi si uniscono in una protesta comune. Sentiamo Maurizio Ciotola. Buongiorno, siamo qui sotto il palazzo della regione, la protesta dei pastori e degli agricoltori. Siamo col sindaco di Villassalto. Cosa vi aspettate dalle risposte della regione, dei consiglieri regionali con cui stanno interloquendo i rappresentanti sindacali? Beh, ci aspettiamo sicuramente un cambio di rotta per quanto riguarda gli interventi che questa regione ha fatto fino adesso nel comparto agropastorale, il comparto più importante della Sardegna, dell'economia della Sardegna, per cui da anni ha preso una brutta piega, diciamo, tutta la situazione. Siamo arrivati al punto che adesso dall'Europa, per strategie sbagliate da questo assessorato, ci stanno tagliando ancora più di 100 milioni di euro al comparto bicaprino, che è il comparto più importante dell'economia della Sardegna, come dicevo, e che è il 50% di tutta l'economia nazionale. Potete immaginare cosa significa pecorino romano, potete immaginare come significa tutto l'agroalimentare della Sardegna. Siamo qui sotto il palazzo del Consiglio regionale con il sindaco di Vultei, Daniele Arca, e chiediamo: voi siete venuti qui in solidarietà con il problema degli allevatori, che è un problema annuale. Il mondo agropastorale si muove per chiedere maggiore sensibilità alla regione Sardegna, ma nello specifico anche allo Stato, ai ministeri competenti, perché si possa creare un certo equilibrio tra le iniziative che vengono portate a supporto dell'economia del settore nel nord Italia e le stesse che dovrebbero avere pari trattamento e dignità nella regione Sardegna. Intervistiamo adesso un allevatore che viene appunto dalla Gallura, giusto? Dalla Gallura, sì. Ecco, cosa chiedete voi alla regione? Tutti i diritti che ci hanno negato fino adesso.